Possiamo proporvi un servizio di cronaca giudiziaria. Uccise il marito con il quale litigava in continuazione. Oggi la sentenza di condanna a Foggia. È stata condannata a 9 anni e 4 mesi di reclusione Maria Assunta Rizzi, bracciante agricola di 57 anni, imputata per l'omicidio del marito Michele Valente, operaio di 59 anni, ucciso il 9 agosto dello scorso anno con una coltellata al fianco sinistro. La tragedia si consumò nell'abitazione della coppia, alla periferia di Ortanova. La sentenza è stata emessa dal GUP del Tribunale di Foggia, Rita Curci, al termine del processo con il rito abbreviato. Il giudice ha concesso le attenuanti generiche all'imputata, che anche grazie al rito alternativo si è vista infliggere una pena mite. Il PM Lidia Giorgio aveva chiesto una condanna ancora più bassa, appena 8 anni, ritenendo potesse essere concessa anche l'attenuante della provocazione. Alla stessa richiesta si erano associati i legali di Maria Assunta Rizzi, gli avvocati Maddalena Magnello e Michele Vaira, e a breve i difensori presenteranno al giudice l'istanza di concessione degli arresti domiciliari per la donna. Alla base del delitto ci sarebbero i continui litigi tra marito e moglie, incomprensioni, gelosie e screzi di natura economica si trascinavano da molti anni. Alla fine, al culmine dell'ennesima violenta lite, Maria Assunta Rizzi impugnò un coltello da cucina con una lama di ben 21 centimetri, colpendo mortalmente al fianco sinistro il coniuge. Le grida provenienti dall'appartamento attirarono l'attenzione dei vicini di casa, che dopo essersi accorti dell'accaduto chiamarono i carabinieri e il 118. I sanitari trasportarono d'urgenza Michele Valente agli ospedali riuniti di Foggia, ma l'uomo morì pochi minuti dopo il ricovero.